Una sentenza che può decidere il destino di 110 lavoratori e delle loro famiglie. Il TAR di Salerno è chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato dall'azienda contro lo stop all'impianto e davanti alla sede del Tribunale amministrativo sono in presidio dalle prime ore di questa mattina le maestranze dello stabilimento di Via dei Greci che sperano di ottenere risposte per il loro futuro. È un futuro sospeso, un futuro a rischio, perciò abbiamo messo degli striscioni con questo scritto sopra. Qual è il nostro futuro? Il futuro dei nostri figli? Quale può essere? Siamo qui perché siamo sicuri che questa sentenza può dare un po' di futuro o perlomeno sperare nel futuro per i nostri figli. Adesso non ci sono alibi per nessuno. Che cosa vuol dire? Oggi il terreno c'è, il suolo c'è. Siamo certi di questo. Il progetto ci sta ed è un progetto all'avanguardia. Anzi, noi abbiamo già chiesto anche alle associazioni ambientaliste, chiederemo alle associazioni ambientaliste di valutare questo progetto. Il problema che è stato più volte rappresentato dall'azienda della pericolo che vengono meno tutte le commesse è un problema comunque attuale e reale. Ed è quello che ha spinto l'azienda, non ci dimentichiamo, ad aprire una procedura di licenziamento collettivo. Quindi pende sul capo di tutti e 110 lavoratori la possibilità, che diventa sempre più attuale nell'attuale condizione, che possono partire le lettere di licenziamento.